Eccoci alla seconda puntata di On Airland. Mi sono un po' sbottonato, mi sono sbottonato. E Mi sono siamo sbottonato. meno formati. Mi abbottono. Se ne tenga ranzo il professor Boezio. Eccoci. Niente, volevo dire che naturalmente c'è il The Meet Show, che è una trasmissione sempre online su Coscia Nostra che incontra artisti. E faremo un'intervista anche al professore Boezio al The Meet Show. E poi abbiamo On Airland, che On Airland, insomma, è una trasmissione tutta nostra, condotta da me e dal professore Boezio. Allora, dunque, questa è la seconda puntata di On Airland. Salve, professore. Salve a tutti. Siamo di nuovo insieme. E di che cosa discutiamo oggi? Cosa vogliamo parlare? Mi ricordo che eravamo restati ad Arti Show. Eh sì, Ciao. avevamo lanciato tanti nomi, però poi ci siamo soffermati su Woody Herman. Ah, su Woody Anche Herman. la triste, insomma, vicenda di Woody Herman Sì, la finale, moglie che la purtroppo. moglie, i guai col fisco, il commercialista. E avevo lasciato a metà invece il discorso dei grandi clarinettisti degli anni 30, dell'era dello swing, la swing era. Quindi se vuole ne parlerò brevemente. Parliamo, no, brevemente, approfondiamo anche. Approfondiamo. Tanto Allora, io mi sono lei si è abbottonato. abbottonato, Lei si è messo oggi questo gire che mi piace, che ha io... uno Sì, è stemma. uno stemma dell'Alpha Dove Club. sta questo E rado? questo va, siamo dei migliori club di modellismo che stanno a Roma, forse in Ah, Italia. ho capito, ho capito. E che tipi di modellismo? Per modellismo utilizzo. Statico, Ah, modellismo ho capito. statico. E lei fa parte di No, questo? io sono, diciamo, un abitué, un amico di famiglia, diciamo Ma così. lei ha modelli a casa pure, No, mi esposti? Che interesso di queste cose, però. belli, belli. Fa sempre piacere. E allora salutiamo tutti questi amici Salutiamo questi amici del del club. club. Vabbè, allora professore, ritornando a noi in senso tra Sì. virgolette, che sennò pare che noi ci spostiamo sempre verso destra, dato che lei è anti, che No, dico, no, no, guardi, lei lo sa, lei è anti, lui si guarda anti, lei è è antissimo. antissimo. E allora praticamente Woody Herman, tutto quello che è Ne abbiamo accaduto, abbiamo parlato, parlato. però dicemmo pure, se avete visto la prima puntata, che Woody Herman soltanto negli anni 30, perché poi divenne un grande, non poteva competere con quelli che erano le due star del clarinetto, che erano Benny Goodman da un lato, Artie Shaw dall'altro. Questa fu una contrapposizione che io non so se partì dagli stessi interessati, ma fu fatta subito inevitabilmente dal pubblico, che vedeva questi due begli uomini, soprattutto Artie Shaw, era veramente un bell'uomo, li vedeva a capo di orchestre molto interessanti, orchestre che strizzavano l'occhio anche alla musica classica, e la gente non poteva non contrapporre questi due grandi nomi. Vogliamo fare prima la cosiddetta scheda tecnica Sì. per capire di cosa parliamo. Tutti e due avevano origini ebraiche, quindi non possiamo fare una contrapposizione tra virgolette etnica. Erano tutte e due di famiglie ebraiche anche povere. Cosa è successo però? Che Benny Goodman aveva compiuto studi di, potremmo dire, di conservatorio, cioè non aveva frequentato il conservatorio, ma aveva preso per anni lezioni da un famoso professore di conservatorio. Quindi come se si fosse diplomato al conservatorio. Tanto è vero che poi andò ad incidere con successo, con grande successo, il famoso concerto di Mozart per clarinetto. Quindi abbiamo un Benny Goodman con una solida formazione musicale. Dall'altro lato, non ne sappiamo molto dell'infanzia, diciamo, dell'adolescenza di Artie Shaw, ma Artie Shaw aveva preso lezioni sommarie, ma nemmeno di clarinetto, di sassofono. Veniva dal sassofono e passò al clarinetto. Chi non studia gli strumenti a fiato non si rende conto forse di questo e occorre spiegarlo. Passare dal clarinetto al sassofono in qualche modo è un po' più facile che il contrario. Cioè chi suona molto bene il clarinetto è probabile che diventi un buon sassofonista, ma anche un buon sassofonista ha difficoltà invece a passare al clarinetto. C'è questa Effettivamente è più differenza, complicato, è più complesso, sì, più ho capito, ho complesso. capito. Il sassofono è come se fosse una semplificazione, diciamo, non Perché? me ne vogliano i sassofonisti, però No. un pochino è così. Allora cosa accade? Che Artie Shaw, passando dal sassofono tenore, essendo semi-autodidatta, al clarinetto,
raggiunse una tecnica virtuosistica di cui poi parleremo. Quindi la brutale scheda tecnica, Benny Goodman quasi diplomato al conservatorio, Artie Shaw semi diciamo autodidatta, è molto significativa, quindi c'è una differenza enorme di studi. Cosa accadde però? Che si mise a capo di grandi orchestre, nacque la contrapposizione, la vinse a livello di fama Benny Goodman, perché l'immagine che ha, l'idea che ha chiunque al mondo del clarinetto non è nemmeno quella del clarinetto classico, è proprio di Benny Goodman come solista al clarinetto, anche perché apparve in diversi film, divenne un mito. Sì. Io non so se qualcuno, ma non voglio fare delle cosiddette dietrologie, se qualcuno lo promosse un po' di più, lo spinse un po' di più. Diciamo, come dire, un valore commerciale più alto, più forse alto, perché le case discografiche forse forse erano diverse, adesso non lo so, non lo sappiamo. Fatto sta che Benny Goodman, me lo sono appuntato, lo sapevo, me lo sono appuntato nel 1930, portò per la prima volta una jazz band, la propria, alla Carnegie Hall, dove lei è stato, mi pare, no? A New York. Sì, l'ho guardata, l'ho vista da fuori. E quindi il jazz, quello era stato un tempio della musica classica, musica sinfonica, non era mai entrato il jazz, quindi Benny Goodman, diciamo, si autopromosse in maniera vincente. E cosa accadde? Negli anni 30, diciamo che vinse Benny Goodman. Si parlava quasi di Artie Shaw come l'eterno rivale, ma di Goodman come il migliore. Andando poi a ascoltare i dischi, le cose possono cambiare. Diciamo che le incisioni di Benny Goodman sono notevoli, tutte sono notevoli. Io devo dire a onore di Goodman che lo stile di Goodman è quello di un grande professionista che viene dalla musica classica, che suona jazz con grande precisione, grande scioltezza. E pur avendo un suono levigato necessario per suonare Mozart, riesce a essere leggermente stridente come un clarinettista negro, quindi uno stile, io mi riferisco sempre quando parlo di queste cose a uno stile precedente, quello prima dello swing. Un clarinettista negro, quindi che un nome. Johnny Dodds, questi grandi, Albert Nicholas, questi grandi del clarinetto creoli, comunque non bianchi, che avevano inventato insomma il jazz. Ho capito. E quindi Benny Goodman non teme di sembrare poco bianco mentre suona, pur essendo un gran perfezionista, un grande scocciatore, uno che stava ore a provare delle cose, voi non conoscete le ance, cioè quel pezzettino di canna che fa suonare il clarinetto, insomma un perfezionista che pensava più alla musica classica che al jazz, però nel jazz era un po' diciamo un cavallo sciolto, insomma un cane sciolto, come si dice? Si lasciava andare. Certo. Artie Shaw invece era molto, come sentirete, spero, negli ascolti. Sentiremo tutte e due, era molto più controllato, aveva uno stile perfetto, un suono magnifico, nel registro acuto forse nessuno ha suonato così bene. Quella che stiamo sentendo ora, sottofondo, questa è quella di Benny Goodman. Moonglow, bagliore di luna, bagliore luna. Questa che stiamo sentendo proprio in questo momento che ci sta accompagnando. Ah, benissimo. Lei mi lancia, se io lo dico perché così il pubblico lo sa, non è che lei lo sa meglio di me qual è, però lei mi lancia subito su, diciamo, i termini della questione. Questa voleva bypassare qualcosa. No. Questa canzone Moonglow, bagliore di luna, bagliore lunare, una canzone che dice più o meno deve essere stato il bagliore della luna, o cara, o caro, a condurmi fino a te, una cosa del genere. È una canzone che fu incisa da tutti e due, quindi possiamo ascoltarla eseguita da Benny Goodman e la sua orchestra e da Artie Shaw e la propria orchestra. Sentiamo un po' questa di Benny Goodman, professore. Sentiamo. Ecco. Ascoltare un po' poi quella di... Sì, va bene, allora torniamo a noi, professore. Possiamo anche parlare di suono. Sì, volevo fare solo un attimino. E poi faccia sentire quella di... tutte e due. E su questo brano... Quando mi dice... Faccia sentire... Io... Guardi, io non vengo... Non vengo dalla radio, io vengo dal bar. Parlo come se fosse un bar. Siamo... Anzi, un cappuccino. Un caffè l'abbiamo già Allora, la cosa è questa.
su Moonglow, secondo me, vennero proprio a, come si dice, all'arma bianca, perché vollero incidere lo stesso brano. E gli ascoltatori trarranno le conseguenze. Certo, certo. Poi Benny Goodman è famoso anche per un brano non suo. Aspetta, allora sentiamo un attimino Artie Shaw. Sentiamo un attimo. Naturalmente, mentre i nostri spettatori stanno ascoltando e vedendoci, è giusto che anche loro, insomma, approfondiscano. Perché noi diamo tanto, ma vogliamo che anche loro si istruiscano, si autoistruiscono. Andiamo avanti. Allora, di Benny Goodman va ascoltato, poi spero che lei metta delle didascalie, come le chiamo io, dei sottotitoli. Sì, anche. Stompin' at the Savoy, che è pure un brano che ebbe moltissimo successo e che rende subito a chi lo ascolta l'idea dell'orchestra di Benny Goodman. E ma poi va detto che c'è un altro brano che unisce un po' tutti e due, perché Benny Goodman incise un brano di lui prima, non è suo, è di lui prima, Sing 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 with a Swing, è molto bello, e che è caratterizzato da un lungo assolo rivoluzionario di batteria. Io ricordo ancora mio padre che mi indicava: ascolta la batteria suonata da Gene Krupa, che era un mito negli anni 30. Artie Shaw poi scrisse un brano ambiziosissimo, se consideriamo scritto da un autodidatta, Concerto for Clarinet, un concerto per clarinetto, e in questo concerto c'è appunto un lungo assolo di batteria e l'assolo di clarinetto, quindi insomma rimanda a Sing 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 inciso da Benny Goodman. Ah, quindi c'è sempre questa disputa. C'è questa disputa. Va detto pure che questo concerto per clarinetto è scritto sempre da un naif che guarda alla musica classica. E qui bisogna aprire un discorso sull'ignoranza di oggi e la modestia e la cultura di una volta. Oggi un cantante incide un disco, butta lì parole senza senso. Posso dirlo, per esempio, i testi che sono dei Plasivo sono incomprensibili, io non so a che cosa alludano. Vado avanti? Sì, sì. Non so cosa, oppure anche i testi della bravissima Tori Amos. Ma che dice Tori Amos? Non è un fatto di inglese, è un fatto che buttano delle parole così. Ma una volta ci si preparava molto e il naif guardava alla musica classica. Un Duke Ellington, grande direttore d'orchestra e compositore del jazz, uno dei migliori, ma guardava i compositori classici, guardava Ravel, Debussy. Come pianista, pur avendo compiuto pure lui studi sommari, studi interrotti, cercava di assomigliare a un concertista classico. E poi questa voglia di imitare il meglio, o quello che veniva considerato il meglio, è finita. Ormai si va verso il trash. Mi scusi questi sfoghi. No, da vecchia signora. Anzi, io nel frattempo vorrei fare... Cosa facciamo sentire? Sing, sing, sing. Facciamo sentire. C'è la solo... 10 secondi. Di batteria. Bene. E quindi chi dava un titolo, concerto per clarinetto, scriveva qualcosa di ambizioso, perché poi in realtà se ci fosse un professore di conservatorio direbbe: questo non è un concerto, è un lungo e difficile solo per clarinetto, ma non è un concerto per clarinetto. Però in questa ambizione c'è la voglia di migliorarsi, c'è la voglia di omaggiare i grandi compositori, c'è la voglia di arrivare per aspera ad astra, insomma, attraverso le difficoltà, al meglio, alle stelle. Cosa che ormai, secondo me, è scomparsa. Allora, un po' di concerto per te. Sentiamo. Bene, ecco. Bene. Di Artie Shaw, un brano che caratterizza da subito il sound l'orchestra di Artie Shaw, è un brano che... Lì è uno sfegatato. Io sono uno sfegatato di Artie Shaw. Poi mi verrò lo scoperto. Pur avendo amato molto Benny Goodman e avendo pianto nell'86 alla scomparsa di Benny Goodman. Certo. Veramente mi commuove un momento in cui... Vabbè, quando io anche... A me è capitato quando ora, da poco... Ieri è morto anche un altro autore hollywoodiano, però voglio dire, sì, quando muore è sempre... Rimasi molto triste, quindi per carità,
però per Artishaw il cuore ha battuto un po' di più. Sì. Un brano che caratterizza il sound di Artishaw, ma è un brano del grande Cole Porter, è un gioco di parole, Begin the Begin, cioè cominciate la Begin, che è una sorta di rumba, sì. Ecco, e quel brano inciso da Artishaw è veramente fenomenale, io direi di farlo ascoltare. Ecco, vabbè, abbiamo detto questo. No, sentiamo, stiamo come in preghiera. Quando si sente un brano del genere, si sta in silenzio, come quasi in chiesa, praticamente. Veramente, ascoltare. Veramente. Eccezionale. Io vengo un po' allo scoperto, diciamo un po' la verità. Io do il voto 9 a Benny Goodman, diciamo 10 a Lode ad Artishaw. Quindi due punti in più. Eh sì, quasi due punti in più. Perché parte con Lode, un punto e la Lode. E la Lode, la Lode. Perché partiva svantaggiato da studi meno, diciamo, compiuti, come si può dire. Meno... Vabbè, adesso è come fare giocare, che ne so, a calcio Maradona e Platini. Ecco, Platini sì, è bellissimo, sì. Ma Maradona... E qua c'è quella fantasia, io mi intendo poco di calcio. Ma dico, però ecco, sarebbe sì, questo sì. Il paragone. Platini è veramente eccezionale, cioè... O eccezionale veramente. Però, Maradona però... proprio faceva cose come... è che io credo che il paragone sia Artishaw, Maradona sì. E Platini... Benny. Sì, penso di sì. In Artishaw si sente un suono meraviglioso, pieno, vibrato. Per chi studia musica c'è l'uso, per esempio, della... molte appoggiature. Cosa significa? Delle note vicine agli accordi fondamentali del brano che creano un assolo molto gradevole, cioè il suono non si allontana mai, non stride mai, come poi il jazz negli anni 50-60 ha amato fare, è diventato un jazz che ha perso molti spettatori, diciamocelo, poi ne parleremo. A proposito di jazz, voglio interromperla. Sì, benissimo. Con un film faccia. Che non c'entra niente. Faccia pure. Che io avevo preso, perciò, però invece mi devo alzare dallo studio. Si alza, si alza. Però non mi lasci qui perché mi imbarazza. No, lascio me, e ritorno in studio. Un film, vediamo questa cosa in diretta, che poi non era sempre registrata, e prendo questo qua, che è un film del grande Woody Allen, Manhattan. Manhattan, qua, ecco tutti gli attori, potete vedere. Uno più bello dell'altro, poi Dan Keaton, che è stata anche sua moglie, no? E Meryl Streep, ci sono tanti altri bravissimi. Sì. Perché? Perché lui era un premettista. Eh sì, stava parlando di questo, ma a parte che Manhattan è uno dei film commedia, perché insomma, più introspettivi e più belli di Woody Allen, insomma, che narra questa storia d'amore travagliata da lui stesso, insomma, in una città come New York, in cui Manhattan... Sono i parioli, come si può sì, dire? Ma forse, cioè, forse sono zone che sono anche più importanti sotto il profilo proprio economico, sociale, no? La society. Però Manhattan è bella perché Manhattan è stata Manhattan. No, no, mai ne è stata. Lei non tornerà più. Lo so. Praticamente Manhattan, cioè, ma comunque New York è una città, già solo quando atterri all'aeroporto, La guardia, come si chiama? È la JFK, che io atterrai là, e vedere tutto quello che c'è attorno, ma vederla dall'alto è come se stessero già girando un film dall'aereo. Ah beh, certo, sì, immagino. So, purtroppo io ci sono andato, però era dopo la disgrazia, certo. Quindi le torri gemelle non c'erano più e c'era il Ground Zero, che è praticamente la zona in cui c'era. È stato... questo grande vuoto, però voglio dire, New York che molti americani, se tu sei nato a New York, vabbè, non sei statunitense. Beh, questo l'ho sentito anch'io. Nel New Jersey, sei americano, che sono attaccati in New Jersey, però voglio dire, perché New York è come Londra, una città però è molto europea, multiraziale, è proprio piena di tutto, cioè, però secondo me, come dire, New York è quello che dice l'America, è New York perché è la maestosità
degli Stati Uniti d'America. Sì. E quindi Manhattan è descritta, ripeto, Manhattan, io, anche i giovani che lo vedono devono vedere questo film, perché è descritta la maestosità di una città come New York all'interno di una commedia che, insomma, che descrive la vita di questo personaggio che è interpretato da Woody Allen, che è molto semplice. E descrive un amore difficile, perché ovviamente a volte amare diventa difficile, complicato. Vabbè, e questo è uno dei film. Mi è ritornato a noi, ho voluto fare questo. Poi inserisce molto jazz pure Woody Allen. Eh sì, per questo lui è bravissimo. Da non escludere che Woody venga per l'apprezzamento verso Woody Herman. Sì. Quasi così. Non è escluso, non è sicuro, ma cioè, bisognerebbe chiedere a lui. Bisogna farlo venire, magari si accosciamo al nostro Holland. Dunque, preso, ritornando a noi, torno brevemente, ha fatto benissimo, faccia di ingressione. Sì. Guardi, io brevemente continuo a parlare. Artichaut io lo preferisco, si capisce. Tra l'altro scrisse sempre in maniera ambiziosa anche un metodo per clarinetto, perché a un certo punto, quando uno diventa bravissimo, gli editori stessi gli chiedono di scrivere un metodo, come se su carta si potesse mettere, diciamo, la cifra del proprio successo, cosa impossibile. Comunque scrisse un metodo che io ebbi fra le mani quando studiavo il clarinetto a 16-17 anni, e lì Shaw se la prende con i professori di conservatorio dicendo che impediscono agli alunni di fare il vibrato e fanno assomigliare, se ricordo bene, il suono del clarinetto a un corno antinebbia, e secondo me aveva ragione. Ce l'ho pure io con i professori di conservatorio, vabbè, scherziamo. No, dico pure. E che Shaw aveva morte. A morte i professori del conservatorio, bruciamo! No, scherziamo. Sospendiamo lo stipendio, magari. Sì, ma diminuiamo, dimezziamo. Ah, questi professori devono avere la mente aperta. Fare il professore, sì. Oggi ci vuole la mente aperta. Professore, per fare il professore. Per fare l'insegnante, io mi reputo semplicemente insegnante, ma... cosa accade? Che soprattutto, almeno il conservatorio che ricordo io, erano caratterizzati da una cosa abbastanza grave, lo diciamo, sì. La mancanza di fantasia. Sì. Cioè c'era un'esecuzione... Ta. Sì. Qualcuno, che ne so, in Germania aveva inciso il concerto di Mozart, bisognava farlo così, sì. Basta. Non variare di una virgola, ecco questo... Questo lei, allora, sono un po' eretico, no? Sfugge. Io sfuggo, sì. Sono... Sfugge e va verso Artichaut. Va verso Artichaut, sì. Artichaut è meno convenzionale. La sua esperienza è stata più... Cioè, più all'Artichaut. Naifo, sì, più... Sì. E poi c'è un altro fatto. Certo, devo riprendere, devo dire una cosa pure su Artichaut. Nei dischi Artichaut è perfetto. Certo, si potrebbe dire, da un punto di vista purista del jazz... che magari si lascia poco andare, cioè sono degli assoli perfetti, calibrati. Bisognerebbe parlare con una persona che ha ascoltato Artichaut dal vivo in un locale, magari si lasciava un pochino più andare, ecco. Su questo bisogna dare adito a Benny Goodman, che era un po' più jazzisti, che abbiamo detto prima, cioè assoli un po' più scatenati, meno ricami, diciamo, perfetti, arabeschi perfetti. Però
parliamo di grandi, insomma, qui la lotta, il contest, come amano dire ormai in televisione, è veramente altissima. Certo. E non so quale clarinettista classico sappia suonare come questi due. Però questi sono i migliori. I migliori, le dico pure, a difesa di Benny Goodman, che Benny Goodman incise, si può trovare, penso, anche su internet, l'incisione del concerto di Mozart, K622. Quello ha scritto Mozart per clarinetto. Secondo gli insegnanti di conservatorio di una volta era una buona esecuzione da 8, ma non era il massimo. Secondo me è il massimo. Sì. Facevano critica. Facevano critica perché Benny su Goodman, Mozart. No, su Benny Goodman che suonava Mozart. Ah, ho capito. Però ricordiamo che Benny Goodman si esibì insieme a Béla Bartók, un grande compositore del Novecento, nel brano Contrasti. Insomma, voglio dire. Ebony Concert, scritto da Stravinsky per Woody Herman, sì. Fu inciso poi anche da Benny Goodman, quindi questi sono stati dei grandi concertisti. E oggi Benny Goodman comunque è perché ha preferito forse il discorso jazz alla musica classica, o anche la musica classica, tutto. Però allora c'è stato un attimo di invidia da parte invidia, tante cose, sì, insomma. Sì, da parte delle strutture musicali ufficiali. Sì, ufficiali, esattamente. Quindi ora io consiglio un altro film che è di un grande, che è Francis Ford Coppola, che è Rusty Selvaggio, con due giovanissimi che sono Matt Dillon e Mickey Rourke. Questo è un film bellissimo, consiglio a tutti di avere a casa insieme ai vari che hanno la stessa faccia, è veramente bello, poi di Francis Ford Coppola. E allora la storia di questi due fratelli, di Mickey Rourke e Matt Dillon, che sono fratelli e vivono in questa contesto sociale underground, ed è bello perché c'è un rapporto. Anche qua c'è il rapporto introspettivo del protagonista, che c'è, in fondo il protagonista è Matt Dillon in questo film, però appena arriva Mickey Rourke in scena la cosa si trasforma, perché Mickey Rourke praticamente qua diventa anche lui, non è più co-protagonista, ma è come se vivessero in maniera parallela, simbiotica. Sì, sono due protagonisti. Mickey Rourke è veramente bravissimo, bravo, in questo anche film lui. È bravissimo sempre, ma in questo film è proprio, cioè qua si vede, poi sono due sepoli cattivi ragazzi, insomma, due. Sì, però lui era un Mickey Rourke, un artista, perché era, bisogna vedere questo film perché è molto bello, perché lui riusciva ad avere un rapporto che andava oltre i confini della reale quotidianità. Lui era una persona, insomma, che sapeva vivere per la strada, però in realtà forse la strada fu una conseguenza di quello che era la realtà sociale in cui lui è cresciuto. Ora si sembra un bellissimo film, e mi ricorda molto anche questo tipo di personaggio, anche un film che poi venne fatto dopo, che è Bullet, che è comunque sempre con Mickey Rourke, che consiglio pure di vedere. Però insomma, in ordine consiglio prima non Bullet, quello di Steve McQueen, che è un bellissimo film, quello con Mickey Rourke, in cui praticamente lui interpreta il personaggio che si chiama Bullet, e però prima vedete Rusty Selvaggio e poi vedete Bullet, che è un bellissimo film pure. Ecco, vogliamo tornare, concludo, sull'era dello swing, swing era. A un certo punto finì quest'era dello swing, se ne dicono tante, si danno spesso motivazioni artistiche, cioè doveva finire perché poi si affermò il bebop, stile irruento, molto bello, innovativo, con Charlie Parker, l'abbiamo ricordato l'altra volta. Lo stesso giorno. Io sono nato lo stesso giorno di Charlie Parker. Spero non abbia gli stessi vizi, perché poi Charlie Parker, droga, alcol, grandi mangiare. Un uomo vizio, purtroppo, ma è morto prematuramente, sì. È giovanissimo, aveva 50 anni. Con la vita che forse faceva. Meno, Passò dalla cocaina all'alcol, dall'alcol alle torte, mi dicono. È tolta la panna, insomma, a un certo punto in qualche modo doveva finire, certo. Un genio. Se ne dicono tante di motivazioni artistiche, come se lo swing sarebbe dovuto morire perché il pubblico si era stufato. Invece c'è una motivazione oggettiva anche. Sì. Prima della guerra c'erano negli Stati Uniti almeno, ma anche in Europa, ma soprattutto negli Stati Uniti,
grandissime balere. Oggi il termine balera è una bestemmia per un giovane. Sì. Come dicono, discoteca, come dicono, locale, no? Ma c'erano queste grandissime balere che avevano delle pedane, si può dire pedana, sì, con l'orchestra sopra. Quindi penso che addirittura li assumessero gli orchestrali, adesso non voglio dire stupidaggine. Con la fine del secondo conflitto mondiale chiusero molte grandi balere e andarono avanti i piccoli club, i night club dove il bebop imperversò. Quindi c'è proprio un fatto oggettivo, certo, con la fine delle grandi orchestre. Ci fu poi Woody Herman che seppe andare avanti, come ho già detto nell'altra puntata, perché inseguì i nuovi stili di jazz con grandissimi arrangiatori, ma Benny Goodman e Artie Shaw ebbero, diciamo, delle vicende parallele ma diverse. Artie Shaw, che ha guadagnato tantissimo, nei primi anni 50 sentì, annusò il pericolo e chiuse in attivo. Chiuse non facendo brutte figure, diciamo, si ritirò. Dopo nove mogli, otto mogli, fra le quali Lana Turner, Ava Gardner. Madonna. Ricordiamo che era un bellissimo uomo, sì, anche un personaggio televisivo, mi pare, era diventato. Sì, ha fatto un film, abbiamo visto prima. Second Curls, mi pare. Fred Astaire. Dove mi pare Fred Astaire cercasse di farsi assumere proprio dall'orchestra o di Artie Shaw o di Jimmy Dorsey, di cui abbiamo parlato l'altra volta. Sì. Quindi Artie Shaw si ritirò, mi pare in una villa in Spagna dove è morto, miliardario, e mi pare divenne pure uno spericolato giocatore di borsa, insomma era un uomo dalle mille virtù, ma mantenne i soldi, non li perse in borsa, insomma era uno che c'aveva uno sguardo lungo. Benny Goodman invece continuò a fare swing sempre, un po' perché glielo chiedevano e un po' perché forse non volle adeguarsi al bebop, ma fece bene secondo me. E cosa accadde? Ci furono pure delle lamentele, perché lo mandarono negli anni 60, in un momento di disgelo fra blocco sovietico e Stati Uniti. I giovani oggi qua non ne sanno nulla, ma noi insomma in quegli anni abbiamo anche vissuto questa contrapposizione, sono stati anni di pericolo anche negli anni 80. E nel cosiddetto disgelo mandarono un'orchestra rappresentativa a Mosca, c'è cioè un famoso disco Benny in Moscow, Benny a Mosca, e però ci furono delle critiche, cioè, ma disse, ma come, il Dipartimento di Stato, negli anni 60, dove c'è un jazz diverso, un cool jazz, ma anche un free jazz, un jazz sperimentale, arrabbiato, manda Benny Goodman, che fa parte dell'establishment bianco, fu criticata questa cosa. Ci fu poi un secondo disco di Benny Goodman, di nuovo alla Carnegie Hall, per me bellissimo, negli anni 70, che fu criticato. Disse, ma come, rifate una vecchia cosa già fatta negli anni 30, una sorta di cena tra amici alla Carnegie Hall. Dice, che volete, delle babbione che si mettono a ballare come avevano ballato nel 30 in quel famoso concerto di cui abbiamo parlato? Diciamo, Benny Goodman si espose a qualche critica, però è stato sempre un grande artista. Beh. Quindi anche lui, insomma, è stato un grande artista. Forse era un po', aveva qualche amico nel Dipartimento di Stato americano, non lo so. Era un po' sponsorizzato, forse, diciamo. Sì. Artie Shaw fu forse più saggio. Non lo so, non va. Artie Shaw fu più saggio, si ritirò con i soldi. Scrisse un libro che io non ho letto, ma a questo punto vorrei leggere. Sì. The Problem with Cinderella, cioè una sorta di sindrome di Cenerentola, cioè un piccolo problema con Cenerentola, perché forse ne raccattate molte di Cenerentole. Già. Forse, però non l'ho mai letto, sono curioso. Bisogna sapere. Bisognerebbe leggerselo, non so se esista poi qui in Italia. Se speriamo di trovarlo. Bisogna ordinarlo in Inghilterra. No, lo ordineremo. Lo ordineremo. E quindi Shaw è stato veramente un grande. Di alti livelli. Di alti livelli, ma tutti e due, insomma. Sì. Finì l'era dello swing, quindi per motivi oggettivi, la fine delle grandi balere, ma anche un'altra cosa, poi negli anni 50 venne fuori Elvis, forse sul quale è più preparato lei, con la sua voce. C'è un amico mio, ecco. Renato Zapato, dovremmo farlo venire perché io parlo di cose che conosco. Il suo Elvis è... Però Elvis debba ammettere una voce levigata. Abbiamo incontrato il The Meat Show a Zapato. Ah. Sì. Quindi, beh, Elvis è una grande voce. Un grande, poi l'incisione di Elvis, tra l'altro, di O Sole Mio, mi pare in inglese, che è fenomenale.
piace pure a chi non ama Elvis, se non dico stupidaggine. Comunque anche la comparsa del cantante fece morire le grandi orchestre. A un certo punto la gente voleva vedere il sex symbol, il cantante, e poi ricordiamo che la voce umana è lo strumento che dalla preistoria ci accompagna. Per adesso, perché può veicolare il testo, cioè un clarinetto può fare i virtuosismi, un sassofono può fare i virtuosismi, ma non può dire, scusi la banalità, so che si potrebbe aprire una voragine adesso, non può dire ti amo, come lo dice appunto un cantante, perché dice proprio I love you. Sì, sì, allora sì. Cosa accade? Che si scatena un effetto psicologico, il testo scava nell'inconscio dell'ascoltatore e quindi il cantante vincente sul più grande violinista, sul più grande sassofonista. Di cosa mi rammarico? Non di questo fenomeno umano, comprensibile, antropologico. Mi rammarico del fatto che poi le generazioni, e poi mi fermo per andare a lei, le generazioni di ragazzi nati negli anni già 80, ma pure 70, 90, non ne parliamo, di fronte a un grande assolo di sassofono, un grande assolo di chitarra elettrica, non sanno riconoscere quante ore costa quell'assolo, certo. Quanta dedizione costa quell'assolo, che stanno a sentire solo la parolina che dice il cantante, il testo, diciamo, accattivante, la bazzecola, insomma. Sì, 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 sì. E qua mi fermo. No, vabbè, sono d'accordo, perché il fatto c'è una mancanza di musicalità, di cultura, perché alla fine, secondo me, le orchestre sono alla base di tutti, perché tranne le orchestre che hai una comunicazione proprio totale. Con la musica, perché professionali, il clarinetto, la tromba, il tamburo, la batteria. Vogliamo ricordare c'è che tutto dentro l'orchestra, ci sono i fiati, i violini, gli archi, insomma, c'è tutto. E quindi, essendo dentro tutto, il rapporto è diretto con tutta la musica. Invece il cantautore, il cantante, perché poi alla fine Elvis Presley, sì, i pezzi se li scriveva, se li cantava lui, diventava anche un cantautore, cioè, in un certo qual senso. No, sono pienamente d'accordo. È anche una questione, secondo me, anche di cambiamento sociale, perché sì. Se vede anche poi, oggi, sto dicendo, sì, tipo, sì. La butto là, sì, sì, una sciocchezza che va al di fuori del discorso del fatto musicale, no? Di cui parliamo, ecco, anche in politica, per esempio, oggi le persone sono stanche sì. dei partiti e allora delle ciance naturalmente, e pensano più alla persona, sì. Non più a se sei di destra o se sei, certo, di sinistra, certo. Se sei del Partito Democratico o del PDL, ma alla persona, ma che cosa hai fatto, cosa dai, ma perché in realtà le persone sono tutte brave a parlare di una telecamera, sì, sì, sì. Non è il discorso uguale, però una questione, cioè voglio dire, le persone magari si erano un pochettino stancate, delle grandi balere, delle grandi riunioni, sì, delle, sì, grandi, sì, comunità, i meeting, esattamente, mentre invece l'errore è stato e naturalmente nei club piccoli non si poteva racchiudere una piccola, certo. Una grande orchestra, no. E questo è il problema. Poi nascono i quintetti. Ma non è colpa dell'orchestra. No. Mentre invece politicamente è colpa dei partiti. Poi colpa dei partiti. E dei direttori dei partiti. Esattamente, non è colpa dei direttori, ma è colpa dei direttori dei dirigenti dei partiti. Però mi rammarico del fatto che nel bebop comunque ci sono un quartetto, un quintetto, un sestetto. Di grandi professionisti, poi nella musica leggera c'è il cantante che piace alla ragazzina, che dice cose accattivanti, chi non vuole sentirsi dire ti amo, non ti dimenticherò mai. Certo, certo. Sono parole usate. Però sono parole usate, vie. Tranne il nostro caro amico, Grifo, che salutiamo. Ah, Grifo, notevole. Notevole rapper. Sì. Vabbè, perché la musica cambia. Io volevo che prima di finire, che lei, sì. mi ha parlato. No, ma per carità, non ha parlato della lei. Non lo so, non so che... dipende le cose. Non so cosa allude. Dipende cosa. Se gli allude cose che non sono assolutamente. No, lei mi parlò di Lionel Hampton, ah, sì. E di Louis Armstrong. Quell'aneddoto. Un aneddoto. Questo aneddoto. Allora, sarebbe andata così. Lionel Hampton, giovanissimo, era un discreto batterista, tant'è vero che ha sempre poi suonato la batteria. Faceva parte di un complessino che Louis Armstrong, non so in quale data, portò in sala di incisione. In una sala di incisione c'era buttato in un angolo uno xilofono e Armstrong
avrebbe chiesto, dice, ma che è quella cosa là? Dice, uno xilofono. Dice, che è? Come si suona? E avrebbe detto, ragazzi, prova un po' a suonarlo. Lionel Hampton, con quelle doti intuitive che aveva, geniali, si lanciò su questo strumento, poi si dedicò su quella versione dello xilofono, perché xilos in greco è legno, si dedicò invece al vibrafono, che è di metallo, se non Sì, erro, sì, che ha sì. un suono più ovattato, ancora più jazz, però lo strumento è lo stesso, e ne divenne virtuoso. Grazie però per il suggerimento del grande Louis Armstrong, Sì, 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 purtroppo. sì, sì, sì. E poi cosa succede? Successe che Lionel Hampton era un pazzoide, insomma, un tipo scatenato, ma la moglie, possiamo dire, lungimirante, lo prese per un orecchio e lo condusse al conservatorio. Gli Bello. disse: tu guadagni i soldi, ma tu devi diventare un professionista. Non so se finì gli studi, ma comunque frequentò dei corsi di Beh, conservatorio. sicuramente Sì, sì, sì. assimilò le basi E io poi per. lo vidi dal vivo, non per vantarmi, al Pescara Jazz, era scatenato, aveva 75-76 anni, una grande big band, insomma, E era suonava anche il fenomenale. piano, se non sbaglio. Suonava il piano con i due indici Sì, perché su addirittura. Fuinvidato io ho visto un video in cui Delio Luttazzi Ah, addirittura e Lionel Hampton Lionel suonano insieme, bellissimo Hampton. questo Quello video. era un mostro proprio. E che lui Lo stava suonava dicendo: con Delio gli Luttazzi è indici. bravissimo come Sì, musicista, è vero. per dire cose. E lui, insomma, è Sì. partito. Poi faceva delle suonate, diceva Qualsiasi cosa. Lionel Hampton è un personaggio, Era un anche lui. No, lo pazzoide. ricordo perché è molto simpatico Ma da questa cosa. giovane faceva, non lo potete fare quando lo vidi io, che aveva più di 75 anni. Da giovane mi dicono che faceva un salto all'indietro mentre suonava batteria, una cosa, e ricadeva sui tamburi. Adesso non so se è vera questa Beh, cosa, bisogna chiedere a un appassionato di jazz, insomma, un personaggio un grande. Scoperto da Armstrong, da quel Armstrong, grande Louis Armstrong, quel grande Armstrong. veramente. Spesso viene detto nelle trasmissioni radiofoniche, vogliamo dare un Sì, colpetto pure alla radio, dice il diamolo. grande Armstrong, viene detto così per retorica. Armstrong è stato veramente un grande. Oh yeah! Oh yeah. Perché Armstrong ha inventato uno stile che poi tutti per 50 anni hanno copiato. Certo. Tanto è vero che sembra banale Armstrong, perché sembra No, no, ovvio, ma perché l'hanno copiato, non è ovvio lui, sono ovvi quelli che l'hanno ma copiato. tutti insieme a lui, anche Count Basie insieme Sì, notevole, c'è da accomodare notevole. Sono meno preparato su Count Basie, ma era simpaticissimo. Suonava il ma molto vicino pianoforte a Louis Armstrong, questo Armstrong. Sì, stile quasi sì. goliardico, Esattamente, esattamente. scherzoso. Sì. Suonava il boogie al pianoforte, Ma sempre prima Louis Armstrong, sempre prima, ha quindi. lanciato tutti questi Sì, sì, personaggi. sì, sì, sì. Io poi ho visto anche da poco un video e poi concludo perché noi io con lei starei Pure ore e ore io a stai. parlare. Avevo già fatto un puntatone, lo pubblichiamo tutto, non lo dividiamo Pubblichiamolo tutto, non lo dividiamo. veramente. Perché è bello, perché ci piace. Ho visto un video di un cantante che io amo, che è Ah, beh, notevole, Dean Martin, che praticamente insieme a Louis Armstrong, perché poi a me piace molto anche la Rat Pack, che erano lui, Dean Martin, Frank Sinatra Ah, e Sammy Davis Jr., che sì. io sono appassionato di questa, Notevole, quindi sì. ci ritrovo, anche perché loro cinematograficamente parlando hanno dato tanto. Sì. Il primo Ocean's Eleven fu fatto da Da loro, loro, sì, è dalla vero. Rat Pack, erano loro. Erano loro, Mancava veramente. un terzo. E un quarto che poi che aggiungeremo pure, che è un famoso attore di cui parleremo anche alla prossima La prossima. puntata. Va bene, va bene, va bene. Così abbiamo un allaccio per la Rat Pack, Facciamo perché un se allancio, approfondissimo. però parli più lei, mi No, 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 vabbè, raccomando. io mi accodo perché è affascinante il mondo della musica jazz, che comunque proviene anche dal classico, tutte C'ha queste legami, contaminazioni contaminazioni. piacciono. Va bene, professore, io che dico? No, i film miei li ho detti tutti e due per oggi, quindi per oggi mi fermo. Salutiamo il nostro pubblico, Eccoci Dan Gananzo e il qua. professore Può essere. Boezio, e alla prossima puntata. Alla prossima.